Tutti ragazzi, oggi in questo video faremo l'unboxing dell'autoradio Pioneer D3002UB. Ho visto che su YouTube non ci sono video al riguardo, e mi sembra una cosa un po' strana, e quindi ho deciso di dare un elogio alla Pioneer che secondo me fa dei prodotti ottimi, però non hanno molto successo quanto sembra su internet, perché se no dovrebbero avere molta più pubblicità. Bene, andiamo subito a vedere cosa c'è dentro la confezione. Allora, per prima cosa vediamo un porta frontalino della Pioneer per mettere il vostro frontalino quando lo staccate dalla plancia. Poi ci sono delle staffe per attaccare lo stereo, soliti cavi per connettere lo stereo all'alimentazione. Poi troviamo nella scatola manuale che come potete vedere c'è anche lingua italiana. Poi troviamo altri manuali in altre lingue, la garanzia Pioneer. Garanzia. Troviamo il manuale di installazione per montare questo stereo. Poi troviamo il cavo iPod per attaccare il vostro iPod, in quanto questo stereo ha una porta USB. E infine troviamo il nostro Pioneer, ovvero l'autoradio vero e proprio. Eccola qui. Vi illustro brevemente le caratteristiche. Allora, come si può vedere dietro, ha un'uscita, un pre-out, vabbè, l'ingresso per l'antenna, l'alimentazione. Questo WVR dovrebbe essere per attaccare i comandi al volante. Poi, ha un lettore CD. Una presa USB, un ingresso jack aux per attaccare il vostro lettore MP3, è un 50 watt per 4 MOSFET, quindi abbastanza potente. Formati supportati sono VMA, MP3 AAC, LRDS. Un ottimo stereo, il prezzo è anche abbastanza esiguo, 139 euro, ma lo potete trovare anche a meno su internet. E niente, a breve posterò anche video dopo averlo installato. Un saluto a tutti, ciao ciao, se avete delle domande da fare non esitate a scrivere sotto nei commenti. Ciao!